curarsi con le piante medicinali. Questo è il titolo di Linea Diretta di oggi, perché con noi abbiamo il dottor Pietro Mascheri, farmacista, fitoterapeuta, che ci dà tanti consigli che arrivano dalle vostre domande per via email. In questo caso però, se volete, avete il numero di telefono in sovraimpressione, chiamate e il dottore vi risponderà prontamente. Allora, avevamo lasciato un po' a metà il fattore del dire come e che cosa intende il dottor Pietro Mascheri per una corretta alimentazione, che poi non è per lei, ma per chi tutti, per i medici, quello che voglio dire ormai è... Sì. Eliminare gli zuccheri semplici, questo è importante per risparmiare l'insulina quando saremo più anziani, per non avere il diabete. Già il fatto questo potrebbe essere, dottore, un fattore di star meglio, eliminare gli zuccheri semplici. Che cosa si intende per zuccheri semplici? Tutti i dolci, lo zucchero bianco e tutto quello che ci porta ad aumento della glicemia. E questo va eliminato, però prima di pranzo è buona norma mangiare della verdura cruda che contiene degli enzimi e che capta gli zuccheri e i grassi e li cede al nostro organismo lentamente, in modo da non avere il picco iperglicemico. Allora, la interrompo perché c'è una chiamata. Pronto? Una domanda, un chiarimento. Prima il dottor Mascheri ha parlato della cura contro il colesterolo, e ha parlato di un certo Monarcos, ma sarebbe il viso rosso fermentato poi, oppure un centro? Sì, ha perfettamente ragione. Il vero nome è il Monarcos, però viene chiamato riso rosso fermentato, riso rosso, è una muffa questa qui che poi ci si forma appunto questo riso rosso ed è, lei pensi che da un ceppo di questo riso rosso sono state sintetizzate poi le statine. Le statine, però le statine al momento che sono state sintetizzate in maniera chimica sono per il nostro organismo sono qualcosa di diverso che non riconosce, per cui ha più effetti collaterali rispetto a prendere il riso rosso normale o utilizzare questo Monascus per il colesterolo. Era un chiarimento così per capire se era il solito prodotto. Ci fa piacere, vuol dire che i nostri telespettatori sono molto accorti e che il dottor Pietro Mascheri, insomma, voglio dire, accende quella curiosità, no? Questo è importante. Quindi gli zuccheri semplici, dottore? Sì, soprattutto per la prevenzione, per prevenire di ingrassarsi, e questo è importante, soprattutto adesso a primavera che tutti fanno la prova costume, per cui tutti corrono e tutti mangiano meno, tutti fanno le diete, poi a ottobre si ritorna a mangiare tutto come prima. Quindi, non va bene. No, creiamo due tipi di stress al nostro organismo, per dimagrire adesso per e poi ringrassare poi a ottobre. Noi dobbiamo fare prevenzione per star bene, per aumentare la nostra qualità della vita. Questa è la cosa più importante, dobbiamo conoscere il nostro corpo. Detto questo, altra telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto, buongiorno. Buonasera. Senta, vorrei fare una domanda. Prego. Sì. Volevo sapere se c'è qualcosa che poteva fare di erbe ansiolitico per sostituire allo Xanax. Qualcosa per l'ansia, insomma. Grazie. Grazie a lei. Sì, e di ansiolitici nel mondo vegetale ce ne sono tantissimi. Sostituire uno psicofarmaco, come ha detto lei, lo Xanax, ci vuole un pochino più di tempo, perché innanzitutto occorre sapere quant'è che prende lo Xanax e quindi poi diminuirlo piano e inserire poi in modo da disintossicare il nostro organismo e poi utilizzare le piante medicinali. E le piante medicinali ansiolitiche sono dalla passiflora, dal biancospino, dalla melissa, dalla tilia macerato glicerico, dal luppolo, dall'agnocasto, ce ne sono tantissime, però ogni pianta bisogna personalizzarla al soggetto. Non si può fare da sé, soggetto, dottore, in questo caso, specialmente, perché va personalizzata, perché poi bisogna vedere la causa dell'ansia, andare a monte a vedere se è un'ansia recente, se è un'ansia cronicizzata, e per cui occorre analizzare tutte queste variabili per dare una terapia specifica, per poi piano piano, come dicevo prima, eliminare lo Xanax e introdurre le piante medicinali. Bene, anche questa, insomma, sempre ci sono, però bisogna fare attenzione. Certo, allora, certo. Altra domanda che è arrivata. Sono sovrappeso e ho alterati sia la pressione che la glicemia. Questa è una cosa posso fare, insomma, voglio dire, Sì, questa è una domanda che è la conseguenza della corretta alimentazione, come dicevamo prima. Sì. È chiaro che il sovrappeso innanzitutto non è una patologia, perché il sovrappeso è fino al 10% in più del nostro non peso. Non ce la facciamo, dottore. Guardi, oggi stanno chiamando. Pronto?
Sì, buonasera, mi chiamo Simonetta. Prego. Mi chiamo Simonetta e sto prendendo una terapia, cioè sono sotto terapia di Coumadin. Mm. Volevo sapere se i prodotti integrali li posso prendere, specialmente il pane integrale, li posso assumere oppure no? Sì, il Coumadin è un antiaggregante piastrinico. Lei non potrà prendere anche piante vicinali che sono antiaggreganti piastrinici, non potrà utilizzare per esempio la verdura a foglie larghe, no? Gliel'avranno detto certamente il suo medico e i suoi specialisti. Sì, sì. Però il pane integrale lo può utilizzare, perché il pane integrale contiene la fibra e la fibra non dà sinergismi o antagonismi con il Warfarin, cioè col Coumadin. Esatto, ok. Va bene, grazie per aver chiamato. Grazie, buongiorno. Buonasera. Cioè, giustamente sono domande che a volte uno si pone, perché, come ha detto lei, gliel'aveva detto il suo medico, a volte sì, non c'è Coumadin, questa... Coumadin poi tante cose non si possono prendere, tantissime cose col Coumadin. Ho capito. Allora, abbiamo detto... la domanda gliela rifaccio, così riprendiamo. Sono sovrappeso ed ho alterate sia la pressione che la glicemia, quindi questa è detto una scorretta alimentazione. Sì, mi hanno detto che lì il sovrappeso bisogna stare attenti a non andare all'obesità, che è il 10% fino al 15% in più del peso norma, e quindi per il sovrappeso bisogna mangiare meno e aumentare il movimento, questo è importante. Quindi dieta, una dieta ipocalorica mediterranea, che è la nostra dieta più importante, e poi fare il movimento e mangiare alimenti con meno sale per l'ipertensione, perché già diminuendo il sale, perché noi mangiamo più di 10 grammi di sale al giorno. Lo so, perché il contenuto negli alimenti, negli alimenti è quello che mettiamo poi nei cibi. Se noi diminuiamo alla metà, fino a 5 grammi di sale al giorno, al dì, già noi la nostra pressione arteriosa diminuisce di 10 mm di mercurio la sistolica, cioè la pressione alta, e di 5 mm di mercurio la pressione bassa. Allora, pronto? Pronto? Volevo parlare con il dottore, questi signori, vorrei fare una domanda. Prego. Siccome io soffro tanto di un gran prurito addosso, ho provato tante di quelle pomate e cose, però non riesco a farmelo passare. Sono stato operato, ho un tumore all'esofago e ora ho questo grande prurito che io, se dassi retta a grattarmi, mi leverà la pelle, insomma, ecco. Allora, bisogna innanzitutto idratare di più l'epidermide, quindi dovrà bere di più, mangiare più frutta, più verdura, perché è importante che contengano sali minerali, quindi idratano la sua epidermide. Poi le potrei consigliare una crema naturale a base, per esempio, di calendula, di iperico, che sono lenitive del prurito, utilizzando prima della crema, che è anche una ridratante, nello stesso tempo riporta nutrienti alla sua pelle secca, che penso sia secca, e utilizzare dell'olio di iperico che è lenitivo veramente per tutto il corpo, è un olio rosso da utilizzare per tutto il suo corpo, poi utilizzare dopo l'olio la crema sera e mattina di calendula e iperico insieme con cere naturali. E oltre al fatto di mangiare, di bere di più, almeno 2 litri al giorno di liquidi somministrati per tutta la giornata a piccoli sorsi, e mangiare più frutta e verdura. Va bene? Allora segniamo calendula. Te lo ripeto? Calendula e iperico, più olio di iperico, più bere più di 2 litri al giorno e frutta e verdura. Grazie. Poi si faccia lasciare il mio numero, io le risponderò anche al telefono, mi chiama. Ecco, se vuole richiamare, poi insomma le facciamo mettere anche in contatto con il dottor Pietro Maschi, no, perché a volte anche andando in là con l'età si perde il senso della sete, si perde proprio questo. Si vede molto poco perché non ci siamo abituati. No, ecco, bravo. Ci manca l'abitudine. Allora, altra domanda.
Quali sono gli ingredienti di uno shampoo più adatto per capelli normali o grassi? È vero che uno shampoo troppo aggressivo non va bene? Perché anche questo è un altro problema per i capelli, sia per uomini che per donne. Innanzitutto non bisogna lavare i capelli tutti i giorni, perché i detergenti esistono negli shampoo e più si lavano, più il nostro organismo reagisce come meccanismo di difesa e crea forfora, crea grasso, eccetera. Quindi lavarli almeno due volte alla settimana sono già sufficienti. E poi utilizzare uno shampoo a base di salvia e rosmarino. La salvia... La interrompo, dottore. Hanno la precedenza le telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, signora. Io volevo fare una domanda un pochettino retrograda, perché avete già trattato l'argomento zuccheri. I famosi zuccheri semplici, quali sono? Lo zucchero della barbabietola o i zuccheri delle frutte? No, lo zucchero semplice, allora, a parte lo zucchero bianco, lo zucchero di canna, gli zuccheri semplici sono anche i carboidrati, sono la pasta raffinata bianca, sono il pane bianco, questi sono tutti i carboidrati che fanno parte degli zuccheri semplici. Poi gli zuccheri composti, e gli zuccheri composti sono invece quelli integrali, che contengono più la fibra, e gli zuccheri semplici, in poche parole, sono quelli che gli alzano la glicemia, quelli che dopo un'ora e mezzo che le ha mangiati, quindi le paste, le brioche, anche il miele, anche la panna, insomma tutto quello che può alzare la glicemia. E lo zucchero bianco soprattutto andrebbe abolito. La frutta? Perché sulla frutta è chiaro che se ne mangiamo molta, molta frutta, lì c'è il fruttosio, c'è lo zucchero della frutta che è il fruttosio. E quindi anche quello bisogna... Quindi privilegiare l'integrale, dottore? L'integrale, e privilegiare soprattutto la verdura cruda e cotta, e la frutta va bene, ma due frutte al giorno, una metà mattinata, una metà pomeriggio, vanno bene, e non di più, se uno deve contenere appunto gli zuccheri, se ha dei problemi di glicemia o di diabete. Va bene, grazie per aver chiamato, speriamo di essere stati chiari. Dottore, vede, cioè, a volte dire zuccheri semplici, uno pensa alla caramella, pensa... No, perché anche il pane bianco, come ha detto lei, ha... Perché alza l'indice glicemico. Che è proprio raffinatissimo, cioè noi dobbiamo, diciamo, dire così... La roba molto raffinata la dovremmo togliere dalla nostra alimentazione, dovremmo privilegiare più l'integrale, no? Potrebbe essere una soluzione anche. L'integrale e il biologico quando è possibile. È il biologico quando è possibile. Come i cereali. Senta, dottore, il nostro tempo è scaduto. Finisca questa dello shampoo, e quindi utilizzare lo shampoo con... E con salvia e rosmarino, che sono due piante, una depurativa come il rosmarino, e la salvia è un antiforfora eccezionale, naturale, però ecco, contenere i lavaggi, perché il nostro organismo poi produce come meccanismo di difesa più grassi e quindi più forfora e più seborrea. È un gatto che si morde la coda, direbbe mia nonna. Tutto ci vuole nel giusto equilibrio, come la natura. Allora, io ringrazio il dottor Pietro Mascheri, farmacista, fitoterapeuta, per averci appunto parlato di curarsi con le piante medicinali. Questa è Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Grazie per averci seguito.